la fiscalità, si chiamano i minimi dell'IVA. Ce ne parla Gilles De Verrier. Questa strada tutta curve e pecore porta a Bosa, 8.000 abitanti, in provincia di Oristano. Lui si chiama Carlo, ha 34 anni e di mestiere fa l'insegnante di educazione fisica. Qualche mese fa a Carlo hanno proposto di fare una supplenza in una scuola di Genoni, un paesino parecchi chilometri lontano da casa. Sono stato chiamato dalla scuola media di Genoni per la supplenza di un giorno, 4 ore di lezione. Sono partito da Bosa, sono passato per Macomer, ho svoltato a Simagis, Villa Urbana, Escovedu, sono andato a Laconi per la presa di servizio e poi a Genoni. Quanto dista Bosa da Genoni? Andate e ritorno 260. Ho fatto 4 ore di viaggio per 4 ore di lezione. Carlo però non si è arreso, si è messo in macchina ed è andato a fare le sue 4 ore di lezione. Quando a più di un mese dalla supplenza ho chiamato la segreteria per chiedere come mai ancora non mi fosse stata pagata, la segretaria, imbarazzata, mi ha spiegato che i tempi del tesoro sono lunghi e che la somma che devo percepire era veramente ridicola. Quanto? 14,10 euro lordi. Che netti sono? Circa 10 euro, dai quali poi vanno tolti i soldi che spenderò per spedire via raccomandata il contratto alla scuola. E ora Carlo è di nuovo in viaggio, altra supplenza, altri chilometri, questa volta a Meana Sardo. Lì faccio 8 ore, vado 3 volte alla settimana, ogni volta faccio 2 ore di macchina andare e tornare per la stessa paga. Se il lavoro nel pubblico non è tutto rose e fiori, anche chi ha deciso di far da sé non se la passa bene, perché la legge di stabilità ha cambiato il regime dei minimi per le partite IVA. Prima si pagava un'imposta sostitutiva del 5%, il limite massimo di ricavi era 30.000 euro l'anno e potevo rimanerci 5 anni e fino ai 35 d'età. Oggi non ci sono più limiti di tempo, ma l'imposta è triplicata al 15, mentre la soglia di reddito cambia in base all'attività. E chi ci è andato peggio sono i liberi professionisti, per loro è stata abbassata a 15.000 euro. Chi decide di entrare dal 1 gennaio 2015 in questo regime generalmente paga sempre maggiori tasse rispetto a quelle che pagherebbe normalmente. Conviene il regime ordinario solamente per quelle attività che possono superare i 35.000 euro, cominciano ad esserci dei timidi benefici. E anche se il governo ha promesso che cambierà le norme sui minimi, Lucrezia e Ilaria si stanno già facendo i conti. Loro hanno aperto la partita IVA e lavorano come wedding planner, organizzano matrimoni. Noi abbiamo la partita IVA al regime dei minimi, quindi con la tassazione al 5%. E quando questa ci scadrà abbiamo fatto un po' di conti e l'idea di passare a quella del 15% in realtà non ci conviene molto. Ci saranno da pagare all'incirca 500 euro in più all'anno, tant'è che potrebbe convenirci rimanere alla tassazione ordinaria. Questo regime delude proprio tutte quelle persone che si vogliono mettere in gioco, che con entusiasmo cercano di inventarsi nuove attività. Pochi minuti perché abbiamo bisogno di poca pubblicità, ma poi ripartiamo dai minimi e dalle pensioni. Pochi minuti.